Giorgio, è corretto ipotizzare che l'essere umano del XXI secolo debba attivare un processo interiore in cui la Galilea e la cultura, la spiritualità, i modi di vita più rispettosi del pianeta, che devono essere compresi e trasformati per uscire dall'individualismo, per farci diventare comunità in modo cosciente e consapevole, come fece Gesù che dalla Galilea compì il suo viaggio e la sua missione per arrivare a Gerusalemme, manifestando il Cristo. Sì, però è un discorso valido per gli iniziati. Quando noi parliamo di Galilea dei Gentili, Palermo e Varese, la Spagna, l'Italia, il Sud America, noi non stiamo parlando della massa, noi stiamo parlando di una genetica che personificano o incarnano l'1 e il 2% delle persone. Quindi su 100 milioni l'1% sono 10.000. Su 1 miliardo sono solo 1 milione. Su 7 miliardi, 7 milioni. Quindi uno su 1 milione di persone incarna questa genetica. Voi, qui dentro siamo 200 persone. Ecco, 200 persone spiccano su un, stiamo facendo un esempio, su un territorio di 4, 5, 6, 7 milioni di persone. Provincia di Varese. Questa è la statistica, lo so che è inquietante, ma la genetica non significa che voi siete gli eletti e tutti si perdono, significa che portate quelle qualità peculiari cosmiche per trascinare tanta altra brava gente che non sono, grazie a Dio, solo 7 milioni, sono qualche miliardo su 7 miliardi, forse sono esagerato, ma 2-3 miliardi di persone saranno anche oneste, brava gente, non è la maggioranza, però nemmeno una sparuta minoranza, ma non hanno la genetica, hanno bisogno di personaggi come voi e come altri, come i giusti, non per forza che fanno parte della nostra comunità, noi siamo tra quelli, ma anche di altre correnti spirituali, filosofiche, fisiche, scientifiche, giuridiche. Ci sono dei giusti che trascinano e che portano la genetica GNA, che trascinano con la loro etica al risveglio quelle anime che cercano la verità. Io ho detto a una persona importante che gli voglio bene tantissimo, che è un funzionario di Stato, un magistrato, gli ho detto che ci ringraziamo a vicenda, io mi sono sentito di dire: sono io che ringrazio te perché tu sei una personificazione dell'etica. E perché so cosa muove queste persone che io ho riconosciuto come giusti. Li muove questa genetica che non è di questo mondo e che Cristo ha portato sulla terra, senza dubbio. Grazie. Quindi solo iniziati. La nostra confraternita non è per tutti. Io, anzi, devo essere anche Marco, cioè sono stupefatto che le nostre conferenze, questa avrà 10, 20, 30 mila spettatori, quindi sarai famoso. e che Pier Giorgio, che parla del mio messaggio, c'ha 80 mila, 100 mila, quindi c'è un risveglio. Ma me ne accorgo da che cosa? Dalle stazioni e dai taxi. Io vivo negli hotel perché giro, faccio il predicatore di mestiere. In effetti è così. Giro dalla, a destra e a sinistra, e nelle stazioni ferroviarie ogni tanto mi ferma, anzi no, sempre, persone, ma io l'ho vista con Pier Giorgio Caria. Quindi nei taxi, nelle stazioni, negli aeroporti ti si avvicinano persone, significa che davvero quel numero, 80.000, 70.000 spettatori, è reale. Quindi non è più questa indifferenza, ignoranza, la gente cerca la verità. E la trova, grazie ai mezzi di oggi, ma è sempre una piccola qualità. Anche 100.000 spettatori non sono i 7-8 milioni del Grande Fratello, certo, i 10 milioni delle fesserie che fanno vedere la televisione. Però noi siamo a disposizione.
ci accontentiamo, siamo felici lo stesso. No, ma infatti uno degli elementi che secondo me ci contraddistingue da un certo punto di vista, non voglio essere proprio di parte, però sì, è la coerenza. Sì, io, assolutamente. Io ho sempre ritrovato in quello che diceva Eugenio, quello che stai dicendo tu, coerenza. Sì, sì. E questo è uno degli elementi più importanti a mio avviso, io la penso così. The Bon Giovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. E il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.